L'argomento di questo modulo è il documento di valutazione dei rischi. La redazione e la gestione del documento di valutazione dei rischi non è una libera scelta, è un obbligo che ogni datore di lavoro deve applicare all'interno della propria impresa. È talmente certo che sia un obbligo che il legislatore ha definito fra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro almeno un paio di cose: la nomina di un responsabile del servizio prevenzione e protezione, poi vedremo chi è e a cosa serve, e l'allestimento, la stesura del documento di valutazione dei rischi. Il legislatore ha anche immaginato che per ulteriormente obbligarlo a redarlo, a fronte della non effettuazione della valutazione o la mancata redazione del DVR, vi siano delle sanzioni anche importanti, fino ad arrivare alla, come dice l'allegato primo del testo unico, alla temporanea sospensione dell'attività imprenditoriale. Ebbene, leggere completamente la definizione che nell'articolo 2 dell'81 si rifà alla valutazione dei rischi. E la cito: valutazione dei rischi, valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la loro attività. Questa valutazione e il conseguente documento che la riporta ha dei fini ben precisi: individuare naturalmente i rischi per la salute che potrebbero causare infortuni o malattie professionali presenti all'interno dell'azienda, definire in che modo affrontarli, eliminarli e ridurli, o quantomeno ridurli al massimo possibile. Non è una bella definizione, ma si immagina un livello massimo di sicurezza possibile, e fornire a tutti i soggetti che di questo devono occuparsi i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione, insomma tutto quanto possa servire, compreso l'addestramento, per ridurre i rischi man mano che vengono individuati. Per entrare meglio in questa prima definizione di valutazione dei rischi, andiamo ad affrontare un concetto che è quello che prevede che questi siano riferiti a tutti i lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione. Tutti i lavoratori, e con delle tecniche delicate che si occupano di gestire in gruppi omogenei i lavoratori stessi, omogenei per esempio per genere, per età, per attività lavorativa, per turnistica in H24 di notte o di giorno, per esposizione a rischi, per la idoneità specifica determinata anche, o la non idoneità determinata dalla sorveglianza sanitaria che probabilmente il medico competente sviluppa, divisi per competenze, organizzati per formazione, per esperienza e, perché no, sempre più presente ormai, per paesi diversi dall'Italia di origine. Ricordiamo che in altri ambiti l'accordo Stato-Regione sulla formazione, per esempio, definisce esplicitamente che nel momento in cui il datore di lavoro si rapporta a dei lavoratori di diversi paesi d'origine deve verificarne la capacità dell'apprendimento della lingua italiana. Il documento di valutazione è un documento che affronta un processo dinamico, assolutamente non statico, un processo che va ad affrontare con un esame sistematico tutti gli aspetti dell'attività lavorativa. L'obiettivo è individuare preventivamente, quindi prima che si manifesti l'evento, quale possa essere quello che può causare danni alla salute dei singoli lavoratori, quindi quali misure preventive e protettive debbono essere adottate. Quindi il datore di lavoro, attraverso la redazione del DVR, avvalendosi di quella figura che dicevamo obbligatoria, che è il responsabile del servizio prevenzione e protezione, un consulente esterno o un dipendente interno che ha acquisito dei titoli e delle competenze tali da poterlo aiutare a valutare adeguatamente i rischi. Dicevo, il datore di lavoro, avvalendosi di questa figura, deve individuare le azioni necessarie per prevenire i rischi, fornire ai lavoratori un'adeguata formazione, non parliamo di formazione professionale, ma formazione a sviluppare un processo lavorativo sicuro, e predisporre l'organizzazione e i mezzi necessari per far sì che le misure preventive vengano attuate. Si diceva che la valutazione dei rischi è un processo dinamico che viaggia attraverso un concetto che è quello del miglioramento continuo. Quindi il legislatore, quando ha previsto che il DVR sia il documento di valutazione dei rischi, sia steso, effettuato dal datore di lavoro,
ha deciso che dovesse contenere quantomeno l'individuazione delle procedure per attuare le misure da realizzare e i ruoli che all'interno dell'organizzazione varie figure debbono avere, devono essere assegnate per far sì che vengano seguite le regole con determinate competenze e poteri. Competenze e poteri che spaziano e possono essere riferiti alla possibilità di interferire con l'organizzazione del lavoro, quindi la modifica dei cicli lavorativi, o poteri, anche poteri di spesa, per acquisire, comprare, spendere in funzione di sicurezza. Deve essere comunque comprensivo il documento di valutazione dei rischi, di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi lavorativi, l'indicazione delle singole misure di prevenzione e protezione da attuare, il programma, il cronoprogramma di attuazione di queste misure, cioè tempi, metodi, eccetera, per permettere la possibilità di verificare in corso d'opera che vengono rispettate e adeguatamente, se il caso, migliorati. Tutto questo, oltre a una data certa, cioè una data che vedremo da chi firmata e validata, dimostri l'avvenuta in quel giorno, l'avvenuta valutazione dei rischi. Questo documento, il documento di analisi, il documento di valutazione dei rischi, è risultato di un'adeguata valutazione dei rischi, ma deve essere, secondo sempre il legislatore, semplice, breve e sicuramente comprensibile. Diventa uno strumento di gestione che il datore di lavoro ha in corso d'opera la possibilità di utilizzare per mirare le sue attività produttive ad attività sicuramente in fase preventiva più sicure. Quindi analizza in dettaglio le varie fasi, arriva la merce, viene scaricata dai mezzi, viene messa in magazzino, lì nel magazzino viene posata nei vari ripiani, poi viene ripresa, portata sull'ambiente lavorativo, avvicinata alla macchina, lavorata. Ogni fetta di ciclo di lavoro viene esplosa, analizzata in tutte le singole parti e per ognuna di queste verificati quali siano i rischi a cui i lavoratori sono esposti. La possibilità di esplodere il ciclo di lavoro permette anche di comprendere quali possono essere gli elementi organizzativi, di organizzazione del lavoro, che possono creare quelli che vengono definiti rischi trasversali, cioè attività diverse che nello stesso ambiente vengono sviluppate. Uno dei sistemi, il sistema più usato per valutare il valore di un rischio è quello della matrice di rischio, no? È uno strumento analitico estremamente diffuso che va a dare con un piccolo algoritmo un valore preciso, specifico al rischio che viene individuato. In effetti, cos'è la matrice di rischio? È la possibilità di dare un valore di almeno due coefficienti al rischio che stiamo analizzando. Quanto è grave se si manifesta un infortunio? Da poco a tanto, poco importa. Alcune organizzazioni usano una matrice di base 5, altre base 4, ma come si vede dalle slide abbiamo affrontato quella più tipica, che è base 4, quindi quanto può valere il danno, cioè quanto è grave se si manifesta e quanto è probabile che succeda. Questi due indicatori moltiplicati fra di loro danno un valore, quello è il valore di quel rischio quando viene analizzato, prima dell'inizio dell'attività lavorativa. La valutazione del rischio permette a questo punto di immaginare in quale modo ridurre questo coefficiente. Di solito avviene, più probabilmente avviene, riducendo la probabilità di esposizione e poi naturalmente cercando di limitare il danno qualora si manifestasse. Altri valori naturalmente sono considerati, per esempio quanti lavoratori sono esposti a rischio, di che genere sono, perché come abbiamo già definito il miglioramento determinato dalla valutazione del rischio passa sicuramente attraverso un'analisi specifica che si sviluppa nel tempo, cioè il documento di valutazione non è una fotografia statica che rimane lì all'interno dell'impresa, ma è piuttosto una sequenza di immagini, un filmato che col tempo si sviluppa ogni volta andando ad affrontare quelli che sono considerati e definiti rischi residui determinati dall'applicazione di misure di prevenzione rispetto a quella matrice iniziale. Il documento di valutazione è un obbligo per tutte le imprese in Italia, a prescindere dal codice Ateco, dal tipo di attività produttiva che sviluppano.
fino a un po' di anni fa, 2013, le piccole imprese fino a, con meno di 10 dipendenti potevano evitare di fare il documento di valutazione, ma semplicemente procedere alla valutazione autocertificandola. Oggi invece, dal 2013 in poi, tutte le imprese che abbiano almeno un dipendente, oltre ovviamente al datore di lavoro, devono avere fra la documentazione cartacea in impresa anche il documento di valutazione dei rischi. Restano esentati ovviamente i liberi professionisti, le ditte individuali e pochi altri ancora. Nel documento di valutazione, nella valutazione di processo che avviene, vengono affrontate anche le varie variabili che in corso d'opera si sviluppano, quindi le sostanze, i preparati, i macchinari, i luoghi di lavoro. Quindi c'è un allegato specifico, che è l'allegato quarto del documento di valutazione dei rischi, che va ad affrontare in modo preciso, puntuale, tutte le variabili di rischio che probabilmente sono presenti in un ambiente di lavoro. E di conseguenza è una linea di processo che permette di escluderle a priori. La grande differenza rispetto al passato, con la nascita del testo unico, è un nuovo tipo di rischio che prima non era previsto, che adesso invece è obbligatorio per tutte le imprese, e che è quello dello stress lavoro correlato. Qualunque impresa in Italia, qualunque tipo di attività faccia, deve per forza, a priori e poi in corso d'opera con step successivi a tempi certi e determinati, verificare che i lavoratori non siano oggetto di stress lavorativo. La struttura del DVR non è individuata per legge, non esiste un obbligo su come debba essere affrontato il DVR. Il DVR deve essere esaustivo e probabilmente affronterà in modo trasversale i rischi presenti all'interno dell'impresa, il rumore invece che le sostanze e così via. E poi in modo più specifico le singole attività lavorative e di conseguenza i rischi che questi vanno ad affrontare. Quindi analizziamo l'azienda per rischi e poi per singole attività specifiche, rischio, organizzazione del lavoro e poi il carrellista in che modo si muove all'interno dell'impresa con i rischi affronta di volta in volta. Esiste in effetti la possibilità per le aziende, per non tutte, ma per aziende di piccole dimensioni, una volta fino a 10, adesso fino a 50 dipendenti, di utilizzare quelle che vengono chiamate le procedure standardizzate di valutazione del rischio. Sono delle vere e proprie grandi checklist condivise a livello nazionale che danno una mano, danno la possibilità di affrontare in modo più semplice il rischio all'interno dell'impresa, con l'esclusione di alcune aziende che, nonostante la piccola dimensione, espongono però i propri lavoratori a rischi elevati, sostanze cancerogene, chimiche, rischio biologico e così via. Questa procedura si applica formalmente attraverso l'utilizzo di una linea guida che è distribuita a livello nazionale. Vengono affrontati non soltanto i rischi, ma si troveranno a fianco dei rischi che probabilmente andranno individuati anche i riferimenti di legge a seguito dei quali potrà essere utilizzata la spunta della lista. Il DVR, dicevamo, non è statico, è certamente dinamico, si sviluppa come tale, cioè come documento, obbligatoriamente entro i 90 giorni dall'inizio dell'attività, non escludendo però naturalmente che la valutazione dei rischi venga comunque svolta nel momento dell'attività lavorativa. Il concetto del DVR è quello di occuparsi di prevenzione, non di arrivare dopo l'evento. Di conseguenza il datore di lavoro valuta i propri rischi, li analizza, li affronta entro 90 giorni, inizio prima attività, li stende, li elabora all'interno di un documento. Dicevamo, questo documento deve essere conservato in azienda, deve essere controfirmato dalle figure che hanno partecipato a produrlo, che sono certamente il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, qualora serva, qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria, anche dal medico competente, e per presa visione anche dal rappresentante del lavoratore della sicurezza. Questo rappresentante, dice la legge, a cui deve essere dato copia anche su supporto informatico, quindi sicuramente cartacea, ma anche su supporto informatico, del DVR stesso, qualora ne faccia richiesta. Queste quattro figure che firmano il DVR ne accertano la data apponendo la firma, quindi in effetti si sa, tutti sanno, l'organo di vigilanza che arriva sa quando è stato fatto. Due concetti per chiudere. Primo, che il RLS
riceve copia del DVR qualora ne faccia richiesta. L'articolo 50 dice che l'RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o nell'unità produttiva. Quindi in corso d'opera, durante l'elaborazione del DVR, ha partecipato anche l'RLS, quindi quando lo riceve lo deve già conoscere, fermo restando che può scrivere e far verbalizzare tutti i suoi punti di vista diversi da quanto è scritto nel DVR. Il documento di valutazione non può essere portato dall'RLS al di fuori dell'azienda senza il permesso del datore di lavoro. Questa è una disposizione di una legge recente successiva al testo unico. Nulla impedisce però che lui ne estragga i dati o i riferimenti che ritiene necessari da portare al patronato, perché sia in grado di collegare eventuali patologie presenti fra i lavoratori dell'impresa e i rischi documentati dal documento. Nulla impedisce però che lo stesso estrapoli i dati che lo riguardano, che possono essere utili al patronato per poter collegare le eventuali patologie presenti nei lavoratori e i rischi documentati dal DVR. Vi ringrazio per l'attenzione.